Per la prima volta in 10 anni migliora la mobilità passiva in Abruzzo. Dal 2001 il saldo era stato sempre negativo in peggioramento, con il crollo nel 2008 a causa della perdita di reputazione della regione per effetto del suo default. I dati sono stati diffusi dal presidente e commissario ad acta della sanità Gianni Chiodi. C'è stato un segno, diciamo, un'inversione della curva che comincia a risalire, nel senso che abbiamo avuto una minore mobilità passiva, saldo di mobilità per quanto riguarda i ricoveri extraregionali di 2 milioni di euro. Ma la notizia non è tanto l'entità, perché l'entità è ancora poco e ci lavoreremo nei prossimi anni, ma è che per la prima volta che accade questo rimbalzo della curva verso l'alto dal 2001. I crediti maggiori vantati dall'Abruzzo sono verso il Lazio, il Molise e la Puglia. Solo nei confronti delle Marche, che rappresenta la regione verso cui la mobilità passiva dell'Abruzzo è particolarmente forte, visto che incide per il 28,8% del totale, il saldo è decisamente in perdita. La motivazione di questo fenomeno, ha spiegato Chiodi, visto che si riferisce principalmente alla ASL di Teramo, si lega alla vicinanza geografica di alcune strutture sanitarie pubbliche e private poste al confine tra Abruzzo e Marche. Ad esempio, il 17% dei pazienti del distretto di Sant'Omero emigra verso una casa di cura privata di San Benedetto del Tronto. Chiodi ha infine ribadito gli investimenti effettuati per l'acquisto di attrezzature e l'aumento di personale specializzato. Abbiamo potuto investire già rispetto agli anni passati in professionalità, in medici e infermieri, in attrezzature soprattutto. Abbiamo elencato quali sono le attrezzature, gli strumenti diagnostici che sono stati attivati e sappiamo che nei prossimi anni, l'effetto, diciamo, di questa cura che abbiamo potuto cominciare a fare quando siamo andati in equilibrio, produrrà degli effetti molto positivi.